sportivi, alzi la mano chi tra di voi sa che cos'è un cimento. Se non lo sapete siete nella media, se invece lo sapete vi faccio i miei complimenti. Cimento è una prova impegnativa e in particolare il cimento invernale è un tuffo nel mare, nel lago, in un fiume, indossando solo il costume. Ieri 5 dicembre ho fatto il mio primo cimento al Circolo Nautico di Avigliana. Il cimento va fatto indossando solo il costume. Visto che siamo in periodo natalizio, io ieri avevo il mio costume rosso, gli occhialini e la cuffia. E ci si sveste ovviamente all'ultimo secondo per non prendere troppo freddo. Ieri, visto che era il mio primo cimento, sono rimasta solo pochi minuti in acqua. Quando sono uscita, ho indossato subito il mio poncho da surfista e poi, seguendo i consigli, di Enzo, un gelidista scafato, mi sono portata da casa delle calze molto larghe e morbide per riuscire a infilarle anche con le mani intirizzite dal freddo. Ho indossato, dei pantaloni felpati molto morbidi che uso quando vado a correre, fuori d'inverno e poi una felpa extra large, morbida, facile da indossare e molto calda. Il cimento ha una valenza simbolica, significa immergersi nell'acqua per lasciare andare le cose brutte dell'anno passato e purificarsi per l'inizio dell'anno precedente. Ed è per questo che normalmente i cimenti vengono organizzati specialmente nella Riviera Ligure nel periodo natalizio, tra Natale e Capodanno. Se durante il periodo natalizio siete abituati a trascorrere qualche giorno in Liguria, quest'anno vi consiglio di introdurre la novità del cimento. Potete trovare tante iniziative di cimenti organizzati dai vari comuni della Riviera Ligure guardando su Google oppure andando sul sito dei nuotatori del tempo avverso. Vi posso dare i suggerimenti che hanno dato me a ieri per entrare in acqua al mio primo cimento. Si entra lentamente ma con passo deciso. Chiaramente la respirazione tende ad accelerare, quindi bisogna fare dei respiri molto lenti e profondi. La prima sensazione è quella di avere degli spilli lungo tutto il corpo, ma man mano che si riesce a resistere a rimanere nell'acqua, la sensazione è sempre più piacevole e non si prova più il senso di fastidio per il freddo. Normalmente nei cimenti al mare, dove l'acqua è più calda, si riesce a resistere anche 15-20 minuti, mentre nell'acqua dei laghi o dei fiumi, dopo 10 minuti è conveniente uscire. Perché fare il cimento e sottoporsi a questa tortura iniziale dell'acqua fredda? Perché poi subentra una sensazione bellissima di allegria, di euforia, di clima goliardico. Ieri in acqua c'erano delle persone travestite da Babbo Natale o con la testa da lupo, si crea un'atmosfera di gruppo davvero molto divertente. Ad Avigliana era presente anche il dottor Roberto Giuria, che oltre a essere un medico è anche il presidente dell'Associazione dei Nuotatori del Tempo Avverso e ci ha spiegato quali sono i benefici dei bagni freddi tutto l'anno. I bagni nell'acqua fredda si possono fare ad ogni età. Gli studi dimostrano che le persone che fanno regolarmente bagni freddi contraggono con minor frequenza infezioni alle vie respiratorie. Lo stress positivo del bagno invernale sviluppa l'adattamento e allena a far fronte anche ad altri stimoli stressogeni.